ragazzi, mi raccomando, venite alle 19. Sì, sì. Dai, no, mi stai prendendo in giro. Dai, che siamo venuti al freddo e al gelo. Da Policoro. E almeno ascoltateci. A posto, povera puttana. Stare qui con noi e continuare la serata. Stasera vi faremo vedere tutta una serie di immagini che documentano tutti i dati ambientali, amministrativi, sanitari che non vi vengono comunicati, perché per le leggi attuali le comunità locali devono essere informate su tutti gli impatti, quelli concreti e quelli potenziali. Quindi se stasera vi fermate 5 minuti e noi vi possiamo far vedere tutta una serie di immagini, di diapositive. Molte immagini sono state girate qui al Borgoglione in questi anni. Tante cose le istituzioni non ve le hanno raccontate in merito agli impatti petroliferi. Il primo grosso problema della filiera petrolifera è proprio questo: la mancata trasparenza e la mancata terzietà non solo nei controlli ambientali, ma anche nella stima delle riserve. Questo è un dato che dalle aziende viene coperto con la connivenza degli stati, delle autorità ministeriali e regionali. Perché una comunità dovrebbe interrogarsi se i soldi provenienti dalle comunità petrolifere sono puliti o meno. Tanta gente ancora oggi delle discriminazioni o dei torti molto importanti, ci sono decine che non hanno avuto una serie di beh, non vuole parlare per nessuno. Non c'è veramente una formazione di contrapposizione a tutto questo. La Basilicata, noi siamo colonizzati. No, mi fa piacere vedere questa gente che invece di fermarsi ad ascoltare per dei problemi che si troveranno loro già oggi e forse appena domani e in futuro peggio ancora, e invece di fermarsi ad ascoltare e prendono le macchine, fanno rumore, vanno via, e questo è veramente una cosa deplorevole. Don Coleman, se vuole venire a dire due parole ci fa piacere. Padre Coleman, buonasera. Secondo lei, visto che è nigeriano, quindi dovrebbe conoscere sulla sua pelle queste parole, è giusto che la chiesa locale usi i soldi del petrolio per fare attività religiose, ricreative, liturgiche? Se vuole venire a parlare, ve la lascio in casa. No, sono qua per ascoltarvi, non dico niente, scusatemi. È un peccato. Solo per ascoltare. E va bene, è dal suo punto di vista, lei è nigeriano, lei viene da una nazione che è stata devastata dalle aziende petrolifere. E lei che è parroco dovrebbe distruggere questa retorica. Cioè, loro sono il male.
loro dividono le persone, seminano discordia tra i fratelli, hanno innescato una guerra tra poveri, padre. Qui la gente mendica e rinuncia alla propria libertà per 2 o 3 mesi di lavoro all'anno. E qual è il futuro di questo territorio se si continua a sopravvivere in questo modo qui? Beh, Gesù non ci avrebbe mai dato le spalle, penso, in questa situazione.